Li avete già informati, Lady Grantham? No, non ci ha detto nulla. Vi prego, mettetevi a sedere. Sono entrata in possesso di una villa nel sud della Francia. Quale villa? Ti dispiace partire dall'inizio? Anni fa, prima che tu nascessi, conobbi un uomo. Trascorrono qualche giorno insieme e lui le regala una casa. Non hai pensato di rifiutarla? Ho l'aria di chi rifiuterebbe una villa nel sud della Francia. Una telefonata per voi, milord. Il signor Barber è un produttore e regista. E vuole girare un film a Downton. Una pellicola cinematografica a Downton. Ci saranno attori famosi. La trovo un'idea sconsiderata. Attrici trasfigurate dal trucco e attori trasfigurati dall'alcol. C'è un certo non so che in lui. Come una belva pronta a balzare. Pronta a balzare su di te, vuoi dire? Azione! Stop! Stop! Chiedo scusa. La modernità fa irruzione a Downton. Perché lui le regalò la villa? È intorno a questo che ruota il mistero. Si parte per la Riviera. Male che vada, ci saremmo risparmiati il deplorevole film di Mary. Spero che fosse un oggetto di scena. Tieni saldamente il timone. Ora sei tu il capitano. È bene che stiano allerta. Stanno arrivando gli inglesi. Benvenuti a Villa de Colomba. Che bel posto. Immagino che siate felici. Bontà divina. Chi è? La Lady Grantham che mi assunse quando ero giovane. La nonna. Perché ci avete invitati? Non è bello nei confronti di papà se lei ha voluto che restasse un segreto. Ci sono guai in paradiso? Voi sapete meglio di me che il matrimonio è un romanzo ricco di colpi di scena. Le donne come noi si dividono in due categorie, castigatrici e castigate. Fai in modo che tutti ti considerino una castigatrice. Detto questo, vi do la buonanotte. Vi lascio liberi di interrogarvi sul mio misterioso passato. Sembra che il pubblico ormai voglia solo film parlanti. Avrei giurato che il più grande pregio dei film è che non si sentono. Meglio ancora sarebbe se nemmeno si vedessero.